Buona domenica a tutti, ci ritroviamo con il nostro appuntamento del weekend, il recap dove andiamo a fare appunto tutto quello che è successo, il riassunto di tutto quello che è successo durante l'ultima settimana, quella che ci ha accompagnato alla fine del mese di settembre sui principali mercati azionari, in particolar modo il mercato italiano e il mercato americano, che poi è all'interno del nostro servizio che va ogni giorno ad operare sui due mercati, long e short, report e segnale appunto operativi sui due mercati in ottica non di breve ma in ottica di medio-lungo periodo. E ricordo che chi fosse interessato a seguire la nostra operatività, che si avvale anche dell'indicatore delle mani forti, ovvero di quell'indicatore che ci segnala i movimenti che vengono fatti dagli istituzionali sia al rialzo che al ribasso, trova tutte le info all'interno della descrizione di questo video. Poi durante la prossima settimana andremo ad aggiornare le performance mensili del mese di settembre, poi le performance annuali, mettendole anche in confronto con la performance del nostro indice principale. E detto questo, cosa dire? Che è stata per Piazza Affari la sesta, ottava positiva nelle ultime sette, e questa settimana è stata contrassegnata, lo vediamo sullo sfondo, un guadagno importante per quanto riguarda il nostro indice principale, è di oltre il 2%, il 2,86%, grazie alle misure di stimolo, dobbiamo dire, messe in campo dalla Cina. Governo cinese e Banca Popolare cinese hanno messo in campo un bazooka a favore per far riprendere appunto l'economia cinese e portarla a raggiungere quel target di crescita del 5% segnalato all'inizio del 2024, e questo dobbiamo dire che ha avuto un impatto importante, in particolar modo sul settore legato al lusso e anche al settore tecnologico. Quindi è anche possibile, e quindi questo potrebbe anche essere una strategia da poter andare ad utilizzare nelle prossime settimane, la riscoperta di questi settori, lusso e tecnologia, a svantaggio invece quindi la fuoriuscita di liquidità soprattutto da quei settori come le utility, che avevano corso tantissimo durante il 2024 sulle attese di banche centrali e molto colombe in tema di taglio dei tassi di interesse. E ricordiamoci che le attese sono anche rivolte alle banche centrali per capire come si muoveranno Fed e BCE nelle prossime riunioni, e in questo contesto non possiamo tralasciare le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Abbiamo visto tutto quello che sta succedendo tra Israele, nell'area appunto intorno a Israele, Libano e Siria, quindi sicuramente questo potrebbe avere un impatto anche sul sentiment del mercato nel mese di ottobre. Ricordiamoci che settembre era un mese statisticamente, stagionalmente debole, e invece si va a chiudere invece all'insegna degli acquisti. Detto questo, dicevamo che è importante poi durante la prossima settimana i dati macro che verranno, che arriveranno da America e da Europa, e che sono poi guardati con molta attenzione dalle banche centrali. E ricordiamoci che venerdì è uscito quell'indicatore che viene utilizzato, guardato dalla Fed per monitorare l'inflazione nel oltreoceano, il PCI, che è uscito al 2,2% rispetto alla Fed che erano al 2,3%, è riferita al mese d'agosto, e in decisa discesa rispetto al dato che era uscito nel mese di luglio, quando quell'indicatore era in area 2,6. Quindi questo vuol dire che le parole di Powell dette durante l'ultima riunione trovano conferma, ovvero una discesa dell'inflazione che sta andando al target del 2%, però non. Sicuramente saranno importanti, come dicevamo, i dati macro per capire appunto come si muoveranno Lagarde e Powell in tema di tassi di interesse. Sullo sfondo abbiamo un grafico settimanale. E cos'è la bellezza di questo grafico, la bellezza del nostro indice? La rottura della trend line ribassista, trend line discendente, che partiva dai top degli ultimi 16 anni, toccati nel mese di maggio, l'importante livello dei 35.400, 35.350
50 punti. Questa trend line sta rotta al ribasso durante quest'ottava e quindi questo sicuramente è un segnale di forza. Andiamo a mettere anche il grafico giornaliero per vedere ora appunto come è arrivata questa importante rottura con 4 sedute positive nelle ultime 5 per quanto riguarda il nostro indice principale, e le attese sono ad andare a ritestare i top che abbiamo visto nel mese di luglio, l'area dei 34.800-34.850, sopra i quali avremmo l'area di 35.000 punti. Poi naturalmente si potrebbe andare a chiudere questo gap down formatosi il 20 di agosto, 20 di maggio se non sbaglio, in occasione del Dividend Day, dove molte società delle blue chip staccavano un dividendo. Naturalmente è un mercato abbastanza tirato, dobbiamo anche dirlo, è possibile anche che ci possono essere le prese di beneficio, anche perché l'RSI a 5 giorni sta arrivando in area che solitamente ha dato segnali poi di debolezza, di prezzi di beneficio, di vendite, che potrebbero essere utili per rientrare al rialzo su alcuni temi. E è andata anche positivamente anche a Wall Street, però la performance non è così positiva come abbiamo visto per quanto riguarda il nostro FTSE MIB, oltre il 2,8%. Ricordiamoci che il DAX ha fatto oltre il 4% di guadagno durante l'ultima settimana, un DAX che sembra non guardare ai problemi di crisi economica presenti appunto nel paese, come ci hanno testimoniato gli ultimi dati arrivati dallo ZEV, dall'IFO tedesco, quindi che potrebbero aprire le porte ad una eventuale fase di recessione sul mercato del DAX. Quindi una settimana che si chiude in rialzo, più 2,77%, nuovi massimi di sempre, ma nuovi massimi di sempre vengono anche registrati dall'S&P 500, che chiude l'ottava più 0,6%, 5.738 punti. Grafico naturalmente questo weekly, attenzione al grafico giornaliero, perché nella seduta di venerdì abbiamo visto una sorta di fase di quasi di stanca per quanto riguarda il mercato americano, con alcuni indicatori che stanno dando appunto segnali di debolezza, nonostante i nuovi top che potrebbero appunto aprire la porta ad una fase di leggera correzione. Tutte le correzioni che dovessero rimanere sopra i 5.500 punti rimangono delle buy opportunity sul mercato americano. Andiamo a vedere anche i volumi che ha registrato il nostro FTSE MIB è la seduta di venerdì, e attenzione perché sono volumi importanti. Giovedì, con quella rottura della trend line, abbiamo visto 3 miliardi 670 milioni, venerdì superiori ai 3 miliardi di controvalore, quindi volumi importanti sul nostro mercato. In questo contesto, quindi cerchiamo di poter cercare qualche idea operativa sul nostro mercato, facendoci anche aiutare dal nostro indicatore appunto delle mani forti. E dobbiamo anche dire che molti titoli legati al settore bancario stanno uscendo da alcune fasi di lateralità, che sicuramente potrebbero dare il via a nuovi allunghi, perché ricordiamoci che c'è la storia legata a Unicredit e Commerzbank sullo sfondo, che con Unicredit che è salita al 21% grazie all'acquisto di alcuni strumenti, la possibilità di andare anche al 30%, quindi una storia interessante quella da seguire. E come da seguire quello di Banco Desio, perché qui siamo usciti all'interno di un'importante lateralità con supporti area 4,35-4,40, resistenze 5,35, quindi ci sarebbe l'ampiezza di un euro proiettata al rialzo che potrebbe portare i prezzi verso area 6,30-6,35. Belli volumi che ci confermano appunto come le mani forti, ce lo conferma anche l'indicatore, sia presente su questo titolo, al pari anche di Banca Ifis. Anche qui un titolo che sembra uscito da un importante trading range, supporti sui 19, resistenze posizionate in area 21,95-22 euro, e anche qui con buoni volumi nella giornata di giovedì, rottura al rialzo, una conferma appunto sopra i 22 euro, dovrebbe aprire le porte ad ulteriori allunghi, e qui il target sarebbe 25 euro, perché l'ampiezza appunto tra resistenze e supporti. Basta appunto poi allargare il grafico per vedere che siamo sui top di periodo, importanti le resistenziali toccate nel 2022, e appunto le attese sono per allunghi verso area 25 euro, quindi vuol dire tornare su livelli che il mercato, che il titolo IFIS non tocca dalla prima parte del 2020. Quindi settore bancario presente, settore bancario che gioca la carta anche della speculazione. Poi tra le mid cap, attenzione a GVS, perché qui siamo di fronte ad un
importante rottura di una trend line ribassista, quella che parte dai top di giugno dell'anno in corso con volumi in accelerazione. Ormai siamo al test delle importanti resistenze posizionate in area 7,25-7,30. Il superamento di questi livelli sicuramente aprirebbe target ambiziosi per il titolo. Anche qui sembrerebbe una sorta di lateralità che potrebbe proiettare anche i prezzi verso aree in primis 8 e a seguire 8,25. Tutte le correzioni che dovessero rimanere sopra area 6,85, 6,90 ex top del mese d'agosto e che appunto abbiamo rotto al rialzo nella seduta di giovedì rappresenterebbero delle buy opportunity al pari di Elen. Vediamo se il titolo ha la forza di andare a chiudere l'ampio gap down lasciato aperto in occasione dei dati del primo trimestre, il 16 di maggio, in area 11,40. Abbiamo breccato questa importante area di lateralità posizionata sui 10 euro. Serve appunto un ulteriore sprint che ci possa appunto andare a chiudere questo gap. Tutte anche in questo caso le fasi correttive che dovessero rimanere sopra le 10,40 e 10,50 rappresenterebbero anche in questo caso delle opportunità perché rimarrebbe il titolo sopra la parte alta di questo trading range. E poi andiamo nel settore lusso. Abbiamo visto quello che è successo con Moncler, ovvero l'apertura della cassaforte che controlla Moncler di Remo Ruffini, aperta la cassaforte all'ingresso di Louis Vuitton, quindi un'importante iniezione di liquidità che potrebbe aprire campi importanti per l'azienda italiana. Di certo il titolo ha allungato in maniera importante perché ricordiamoci, sul finire della scorsa settimana il titolo era in area 48-48,5. 50, quindi questo è importante a lungo. Cosa fare ora? È inutile andare ad inseguire il titolo, sarebbe opportuno anche una discesa verso i 55, anche se sarebbe il top andare a chiudere il gap lasciato aperto nella seduta di venerdì per eventualmente entrare al rialzo. Entrare ora, il pericolo sarebbe di poter rimanere sul colcerino in mano, anche perché ricordiamocelo, questo rimbalzo è dettato dalle manovre messe in campo dalla Cina, Banca Popolare Cinese e governo. E quindi vediamo settimana prossima come reagiranno, perché il primo impatto è stato appunto di un recupero di questi titoli che avevano toccato minimi di periodo. Quindi massima attenzione a Moncler durante le fasi correttive. Altro titolo che ha dato segnali importanti è il titolo Ariston. Bella la rottura di queste aree resistenziali arrivate nella giornata di venerdì con volumi in aumento, anche qui le mani forti. E ora qui c'è la prova del 9 perché dobbiamo andare a testare questa trend line che parte dai top del 2024. Credo che nel breve sia un po' difficile andarla a breccare al rialzo, possibile anche perché gli indicatori si stanno, anche se sono tutti imposti al rialzo, si stanno avviando su aree di resistenza, possibile anche in questo caso una eventuale fase correttiva. Come capite, sarebbe interessante una fase correttiva che riportasse su molti titoli i prezzi vicino delle importanti ex resistenze per eventualmente entrare al rialzo. Ed è anche in questo caso il caso, gioco di parole, su Ariston. E poi andiamo su UniCredit. Questa è una delle ultime operazioni che abbiamo fatto con il nostro portafoglio Italia, grazie alla tenuta del titolo di questa importante area supportiva posizionata sui 36 euro. E siamo arrivati venerdì al break dei top del 2024, che poi sono anche i top decennali 39, 30, 39, 40, e il titolo ha tutte le caratteristiche, ha tutti gli elementi per poter continuare questo rialzo. Anche qui tutte le correzioni da parte mia fin verso il livello del super trend rappresentano delle occasioni di acquisto. Ed infine, altro ingresso fatto sul titolo, qui spinti dall'indicatore delle maniforti e Tenaris, grazie anche al break di questa area resistenziale. Anche qui si esce da una sorta di lateralità, la resistenza dei 13,35-13,40 lotte al rialzo, il target, primo target rialzista e non take profit, l'area dei 15 euro. Tutti anche in questo caso le correzioni verso 13,40 rappresenterebbero occasioni d'acquisto. Che Tenaris sia in questo momento forte nel tuo settore si vede anche dagli altri titoli del settore oil and gas, che invece durante la settimana hanno sofferto in maniera importante, come può essere Eni, nonostante lo stacco del dividendo.
nuovi minimi di periodo, nuovi minimi, cioè nuovi minimi, test dei minimi di periodo del 2024, 13,50, ma anche la stessa Saipem che ha sofferto la debolezza presente sui prezzi dell'oil and gas, che chiude la settimana anche qui sotto la soglia dei 2 euro. Andiamo oltreoceano, perché anche oltreoceano qualche indicazione interessante ci arriva dal settore dei viaggi, ma legato al settore aereo. È il caso di United Airlines. Andiamo subito a vedere questo titolo perché è stato veramente bello il superamento. L'avevamo segnalato anche durante le scorse settimane: il superamento di quest'area resistenziale 55,50-55,60. Hammer ribassista nella giornata di venerdì. Vediamo se il titolo va a ritestare queste aree supportive che potrebbero rappresentare un'occasione per rientrare appunto sul titolo per chi non lo avesse in portafoglio. Bello anche il recupero, quindi da questo punto di vista, spinto anche da volumi, quindi l'eventuale pullback sarebbe una bella occasione d'acquisto, al pari di America Airlines. Anche qui settore delle compagnie aeree, anche in questo qui un'impostazione meno forte rispetto a quella di United, però bello il recupero preso dai minimi d'agosto. Abbiamo breccato quest'area resistenziale degli 11,40-11,50, anche in questo caso il test di questi livelli con ricopertura di questo piccolo gap up lasciato aperto nella seduta di giovedì scorso, l'area degli 11,18 potrebbe rappresentare una buona occasione d'acquisto. Poi abbiamo sempre PayPal. Attenzione perché venerdì il titolo va a disegnare un engulfing ribassista. Noi abbiamo il titolo in portafoglio, potrebbe anche essere arrivato il momento per andare a venderlo e poi per eventualmente rientrare sul titolo nel caso in cui lunedì dovesse il titolo inviare segnali di debolezza, e su debolezza eventuali ritorni sul titolo potrebbero essere da monitorare l'area dei 73 dollari, dove abbiamo il livello del super trend, e a seguire i 68, che era l'ex parte alta di questo trading range. Attenzione perché all'epoca il trading range era 57,68, che proiettato al rialzo ci portava sui 79. Lui ha fatto, il titolo ha fatto 80, quindi potrebbe anche essere vicino ad un top di periodo prima di una nuova ripartenza. Poi abbiamo ancora una volta il titolo Clorox. Anche qui aspetto una fase correttiva verso area 158, 158,50, abbiamo anche il super trend per eventualmente rientrare al rialzo. L'impostazione rimane sempre forte, il titolo sta consolidando, sta scaricando gli eccessi di questo importante rally partito dai minimi d'agosto. E poi per andare sul Nasdaq abbiamo ancora una volta Advanced Micro Device, perché il titolo anche in questo caso ha rotto un'importante resistenziale come quella dei 158,80, 159. Ed è possibile che questo recupero possa spingerci prima verso 173 e a seguire sui top di luglio i 185. Però massima attenzione, anche qui le fasi correttive fin verso le 150 potrebbero essere tutte occasioni per il titolo. Ed infine, per rientrare sul titolo, infine andiamo nel settore, possiamo dire, sportivo con il titolo Lululemon Athletic. E attenzione perché qui rimbalzo in corso, test delle resistenze posizionate in area 277-278. La conferma sopra questi livelli potrebbe veramente aprire spazi ambiziosi sul titolo, che potrebbero anche andare fin verso l'area dei 300 in primis, a seguire 350 dollari. Quindi massima attenzione al titolo, che potrebbe essere dinanzi ad un importante segnale di inversione. Quindi bello il recupero anche in questo caso preso dai minimi, e ancora un rimbalzo, però lasciarsi alle spalle 2,78 sarebbe un segnale di forza. Con questo è tutto, perché siamo giunti al termine del nostro percorso, del recap della rubrica del weekend. Ricordo sempre, chi fosse interessato a seguire la nostra operatività, quindi andare a operare in ottica di medio-lungo periodo sul nostro mercato italiano e sul mercato americano, non deve altro che andare a leggere tutto ciò che trova all'interno della descrizione di questo video. E ricordo che chi si abbona entra a far parte poi di un canale privato. Ricordo il servizio mail di inizio giornata, mail di metà giornata con l'aggiornamento del portafoglio, mail di fine giornata con le eventuali chiusure sui titoli, e il video commento che facciamo ogni sera con i titoli che mettiamo posto sotto osservazione per la seduta successiva, uguale
particolare anche per il servizio legato al mercato americano e ricordiamoci sempre il nostro indicatore delle mani forti che va a seguire i movimenti degli istituzionali al rialzo o al ribasso. In questo caso il mercato è impostato al rialzo, le operazioni short possono essere di brevissimo respiro, eventuali fasi correttive come abbiamo detto nel nostro appuntamento potrebbero ancora una volta, come se lo sono state per tutti i mesi passati, per il 2023 e 2022, delle nuove buy opportunity. Grazie di tutto, buona domenica e ai prossimi incontri.